Ciao ragazzi, buonasera. Benvenuti in questa nuova puntata. Oggi parleremo di come utilizzare un sommatore analogico, come integrarlo nel proprio setup. Allora, prima di tutto, a differenza del solito, ho preparato una sessione vuota dove andrò a caricare le mie tracce. Vi ricordo che i brani che utilizziamo in questi live mixing sono sempre presi da Cambridge Music Technologies, un sito che raccoglie diversi multitraccia che potete scaricarvi liberamente e provare a fare il mix dei vari brani, compreso quello di stasera, che si chiama If I Were a Bell degli All Project. Poi vi lascio nella descrizione di YouTube il link per andare a scaricarlo. Ok, quindi prima di tutto andiamo a prendere le nostre tracce e trasciliamole nel progetto di YouTube, di Pro Tools. Prima di partire diamo un ascolto a questo brano. È un brano jazz, ci sono solo 10 tracce, ma l'ho scelto proprio perché si adatta molto bene a passare attraverso delle macchine analogiche, che adesso vedremo nel dettaglio. Andiamo a sentire il brano intanto. Ok, per il momento fermiamoci qui. Ciao Ivan, ciao Daskark, ciao DixMatt64, ciao Stefano Ragni, benvenuti a tutti. Allora, il brano, come avete sentito, è apparentemente molto semplice. Ci sono tre elementi, la batteria, il contrabbasso e il piano. Il piano è quello che comanda, quindi partiremo dal piano. Ma la difficoltà in questo tipo di mix sta nel bilanciare bene tutto, aggiungere gli ambienti perché qui non ci sono e cercare di mantenere il più possibile la dinamica e l'intenzione dei musicisti. Perché proprio in questo tipo di produzioni i musicisti curano molto la dinamica dei loro strumenti e quindi noi vogliamo conservare il brano così come l'hanno concepito.
Ok, quindi, come dicevamo, dobbiamo utilizzare il nostro sommatore. Per il momento abbiamo visto le tracce, abbiamo sentito le tracce che vanno direttamente sull'uscita dell'interfaccia audio. Ora creiamo 4 bus stereo. Scusate, ne ho creato solo uno per il momento. Eccoli qua, i nostri 4 bus, che chiameremo 1, 2. Tre, quattro. Cinque, sei. E sette, otto, che sono i canali del nostro sommatore. Oggi usiamo solo 8 canali, che è quelli che uso io di solito. Ognuno di questi canali va a un'uscita fisica del mio convertitore, che è attaccato in ADAT alla mia interfaccia audio. Quindi il primo canale stereo va all'uscita ADAT 1 e 2. Il secondo canale stereo va all'uscita ADAT 3 e 4. Il terzo bus, più che canale stereo, va all'ADAT 5 e 6. E il quarto bus va all'ADAT 7 e 8. Okay. Ora assegno anche degli ingressi. Quindi bus 1, 2 per il bus 1, 2 appunto, 3, 4 per il bus 3, 4 e così via. In questo modo ho creato i miei bus, che adesso coloriamo, così li riconosciamo rispetto agli altri, che vanno direttamente al sommatore. Una volta entrati nei canali del sommatore, escono su una coppia stereo che va ad altri processori che adesso vedremo. E di lì rientrano nel convertitore. Quindi devo creare un altro canale stereo dove ascolterò il rientro dalle macchine analogiche. Quindi creiamo una traccia stereo, gli assegniamo l'ingresso del mio convertitore, che è ADAT 1 e 2, e metto la traccia in ascolto. A questo punto creo un nuovo mix bus. Che è il mio solito mix bus che utilizzo in tutte le sessioni, dove inserirò i miei plugin. Dal mix bus andiamo direttamente all'uscita. Quindi ci creiamo una traccia aggiuntiva stereo, un master fader, che controllerà l'uscita. Questo lo faccio per aggiungere dei plugin di controllo. Che sono l'analizzatore di spettro, il Tonal Balance Control 2, eccetera, eccetera. Ok. In questo momento tutte le tracce stanno passando dal sommatore. No, scusate, in questo momento ancora no, perché dobbiamo mandare le tracce.
i bus sono già impostati per passare dal sommatore e il rientro è già impostato. Mettiamo queste tracce in solo safe, così se vado a mettere in solo una traccia passerà dal bus senza dover mettere in solo anche quello, e cominciamo a raggruppare i nostri canali. Quindi per esempio qui ho due microfoni sulla cassa, per comodità li raggruppiamo in un unico canale. In un unico bus mono. Poi questo gruppo che raccoglie i segnali della cassa, il rullante, il Charleston, i due tom, gli overhead stereo e la room mono andranno tutte in un gruppo, tutti in un gruppo stereo. Che raccoglierà la batteria. Questo gruppo stereo lo mandiamo all'uscita 1 e 2. Quindi tutta la mia batteria andrà sul canale del sommatore 1 e 2. Creiamo un bus anche per il basso. In questo progetto non ce ne sarebbe più di tanto bisogno, però se dovessi per caso duplicare la traccia o mettere in ausiliaria qualcos'altro, lo raccoglierei sempre in questo bus. Adesso vediamo. Però non penso di aggiungere, di duplicare la traccia. Il bus lo mandiamo all'uscita 3 e 4. Mettiamo in safe sempre i bus. Stessa cosa per il piano, lo mandiamo. A un nuovo bus stereo. Che andrà all'uscita 5-6. Ora testiamo che tutto funzioni correttamente e mandiamo in play e vediamo cosa succede. Andiamo nella parte dove c'è anche la batteria. Vedete che se metto in mute il ritorno, questa traccia stereo che la chiamiamo AR, che sta per Analog Return, metto in mute e non sento più niente, perché sto proprio mutando quello che mi arriva dal sommatore e dagli altri processori analogici e nessuna traccia va direttamente al mix bus, come è giusto che sia. In questo momento sto andando già in clip, quindi i miei convertitori da analogico a digitale stanno clippando, sto entrando con un segnale troppo alto, quindi cominciamo a abbassare un pochino l'uscita del sommatore.
Ok, anche l'uscita 1 e 2 sta clippando, cioè il segnale sta uscendo troppo forte e i convertitori tagliano i picchi in eccesso. Di solito se è un leggero taglio si può anche lasciare, ma siccome stiamo facendo questo progetto per capire come impostare di base l'utilizzo del sommatore, andiamo a farne un utilizzo pulito per il momento. Quindi io direi di intanto raggruppare tutte le tracce della batteria su un gruppo. Quindi mi creo dei VCA master per controllare i gruppi. Facciamone 4 per il momento. Ok, selezioniamo tutte le tracce audio di batteria e creiamo un gruppo drums e lo segniamo al VCA1. Il basso va anche lui in un gruppo e lo segniamo al VCA2. Il piano, stessa cosa. Lo segniamo al VCA3. Ora abbassando i VCA andiamo a abbassare tutte le tracce contemporaneamente. Ok, a questo punto ho già fatto un primo balance, ho alzato un pochino il piano e il rullante. Adesso cominciamo a accendere gli altri processori che sono connessi all'uscita del sommatore. Il primo processore è il Fazzo di Empirical Labs. Vediamo, mi sono preparato qua una foto. Eccolo qui. Per chi non lo conoscesse, il Fazzo è una macchina che è stata creata per imitare il comportamento dei registratori a nastro. Quindi ha di default una saturazione in ingresso che è dipendente da quanto forte entriamo nel processore. Poi abbiamo anche una sezione di compressione, un circuito warm che è praticamente un deesser che serve per addolcire un po' le alte frequenze e la possibilità di inserire dei trasformatori aggiuntivi. Adesso noi lo usiamo in modo abbastanza pulito, senza compressione, senza warm e senza trasformatori. Sentiamo prima il brano senza il Fazzo e poi con il Fazzo inserito. We'll be right back.
ecco, ci alza un pochino il volume il falso, quindi regoliamo un attimo l'uscita, sempre per non clippare i convertitori in entrata. Ok, dopo il fazzo andiamo a inserire il Dual Vandergraff di Shadow Hills, che è un compressore a stato solido VCA derivato dallo Shadow Hills Mastering Compressor. Anche qui vi ho preparato una foto, eccolo qua. Per il momento mettiamo la ratio a 1.2:1, quindi minimo, proprio una compressione leggera e basta. Lo accendiamo senza farlo comprimere per il momento, perché al suo interno ha diversi trasformatori e quindi già colora molto il segnale. Sentiamo prima senza e poi con lo Shadow Hills inserito. Regolato i livelli di uscita, sempre per non far clippare i convertitori. Adesso sul mix bus per il momento non mettiamo nessun processore, proprio per il genere sul quale stiamo lavorando, che va affrontato diversamente dagli altri mix che siamo abituati a vedere, che vi ho abituato a vedere, perché qui, come ho detto prima, bisogna cercare di rispettare il più possibile la performance e il tono originali. Mentre se parliamo di un mix di rock o ancora musica elettronica, possiamo sbizzarrirci, perché quello che sentiamo è molto enfatizzato rispetto alla band originale. Andiamo sul mix bus a inserire un limiter, giusto per evitare di sforare in uscita e comunque dargli un pochino di volume dopo. Vedremo se abbiamo bisogno di dargli un pochino più di volume. Lo faremo attraverso il limiter. Ok, la prima cosa che sento che manca a questo mix è un ambiente. Quindi ritorniamo da capo, dove c'è solo il piano. Creiamo una nuova ausiliaria. E cerchiamo un ambiente per questo piano. Importante è dare un'uscita al riverbero. In questo caso gli diamo il bus 7-8, che è libero, che corrisponde ai canali 7-8 del sommatore.
Comincerei utilizzando Rematrix di Overloud e Morvox, un prodotto praticamente interamente italiano, che, come abbiamo già visto altre volte, riesce a combinare più IR di riverberi tra di loro, quindi già un ambiente complesso. Andiamo a sentire un po' di preset. Partiamo dal Mix Pack 1. Ecco, molto importante, ricordatevi, se utilizzate un riverbero in ausiliaria, mutate il dry, perché sennò se andate ad alzare la mandata, andrete anche ad alzare il livello del segnale dry. Quindi avrete il segnale dry che esce da due canali, dal canale del piano e dal riverbero. E poi diventerebbe difficile la gestione del riverbero. Anche perché a questo ambiente io voglio mandare tutto, perché voglio dare l'impressione che tutta la band si trovi all'interno della stessa stanza. Quindi magari con volumi diversi, ma manderò per il momento tutti gli elementi allo stesso riverbero. Un'altra cosa che farò, che faccio, è quella di linkare con questo tastino il pan della mandata con il pan del canale. In questo modo, se per esempio voglio spostare il piano da una parte, anche la mandata all'effetto si sposterà. Oppure se voglio stringere l'immagine stereofonica del piano, la mandata seguirà quello che faccio sul pan del canale. Quindi per il momento comincio a copiarmi sugli altri bus la mandata all'effetto e sentiamo un attimo cosa succede. Ciao Giovanni, ciao Aurelio. Sì, il chamber della UAD mi piace molto. In questo caso non l'ho utilizzato perché
volevo qualcosa che già combinasse più riverberi tra di loro, e quindi il Rematrix mi sembra ideale. E poi il chamber della UAD, comunque, anche se si può accorciare la stanza, però sono delle stanze non sembrano così piccole, mentre qui volevo cercare di dare un po' meno l'impressione di avere una grossa stanza. Sì, la mia intenzione era quella di non dargli una grande stanza, però questo riverbero che ho scelto non è poi così corto, però non sta male, quindi per il momento lo lascerò così. Andiamo un attimo a ritoccare le Q del piano, perché in alcuni punti sembra un pochino duro. Allora, qui ho tagliato un pochino le medio-alte perché quando va a suonare sulle note più alte e con più enfasi si sente proprio una percussione che può dare anche fastidio. E poi l'ho chiuso un pochino in alto perché gli voglio dare un pochino più un effetto fumoso, passatemi il termine, che mi sembra ideale con questo tipo di brano. Ok, adesso sto facendo lavorare un pochino le macchine analogiche. Ho tirato un po' giù la threshold dello Shadow Hills
faccio rivedere, eccolo qua, per farlo comprimere un po'. Vi ricordo che la ratio è 1.2:1, quindi bassissima. Però contiene un po' tutto e tira un po' su, ho tirato un po' su con il volume, quello che ho compresso. Ora proverò a inserire e disinserire i trasformatori del fazzo per vedere che cosa fanno. Ciao MKDJ e Giovanni Ciocca, non penso che sia un piano elettrico, dovrebbe essere un piano acustico, al massimo saranno dei campioni o di una tastiera oppure di un campionatore, però penso che sia un piano acustico. Non so se siete riusciti a cogliere lo sbalzo con trasformatori e senza trasformatori. Purtroppo il fazzo, che è la prima versione, quella che sto utilizzando, ha un piccolo inconveniente. Cioè non il trasformatore, cioè l'inserimento del trasformatore e il bypass sono gestiti dallo stesso tasto. Adesso vi faccio vedere. Questo tastino qua gestisce sia l'inserimento dei trasformatori che il bypass. Quindi dallo stato senza trasformatori premo una volta per sentire i trasformatori, ma per tornare allo stato senza trasformatori devo passare dal bypass e poi riattivarlo. Quindi ci sarà un piccolo buco tra i trasformatori e lo stato senza trasformatori. Adesso ve lo faccio risentire, magari passiamo alla parte sempre della batteria, dove c'è la batteria, insomma. Partiamo senza trasformatori. Ecco, concentratevi sulla parte bassa del segnale per capire cosa fanno. Soprattutto sulle note basse del piano, il basso e la cassa. Prima senza e poi con. È un leggero colore che arrotonda un pochino le basse, in questo caso apre un pochino anche le alte, appena appena. Quindi per il momento direi di lasciarlo. Ora sentiamo solo la batteria. Ecco, siccome non stiamo facendo rock, questo lo dico per Ivan, purtroppo dobbiamo abbassare un po' la cassa. Scherzo, Ivan.
vediamo come sono posizionati i vari elementi. Quindi mettiamo in solo gli overhead e sentiamo dove è posizionato il Charleston, dove è posizionato il ride, per capire come muoverci con le altre tracce. Ok, anche questa volta sembra drummer perspective, quindi il Charleston a destra, il ride a sinistra, come se fossimo seduti sul seggiolino del batterista. Quindi dobbiamo andare a muovere tutte le altre tracce di conseguenza. La traccia del Charleston la spostiamo un po' a sinistra, il primo tom un pochino a sinistra, il secondo tom un pochino a destra. E ora ritorniamo sulla nostra batteria e andiamo a bilanciare i vari segnali. Proviamo ad aprire un pochino appena appena il basso in alto. Risentiamo da capo. Allora, siccome il piano è leggermente spostato verso destra, sentite l'inizio. Questo non perché i microfoni siano stati posizionati male, ma perché sta suonando più le note alte che quelle basse e si sta suonando con più enfasi e quindi risuonano di più le corde verso il secondo microfono.
il microfono di destra. E quindi percepiamo il piano come leggermente spostato verso destra. Qui possiamo prendere diverse decisioni, quindi chiudere un pochino il piano per riportarlo in centro, anche se poi se più avanti andrà il pianista a lavorare sulle note basse, avrò il piano spostato troppo a destra, l'estensione a sinistra sarà maggiore dell'estensione verso destra. Allora in questo caso io più che chiuderlo lo lascerei così com'è, ma sposterei gli altri elementi all'interno del panorama stereofonico per dargli una dimensione. In questo caso sposterei un pochino la batteria e lascerei centrale il contrabbasso, come se stessi guardando il palco dove ho il batterista verso sinistra, il contrabbasso centrale e il piano verso destra. Ciao, sono Distorto. Ciao Fede. E MK DJ, no, non in automazione, perché questo brano non proprio per il suo genere non richiede delle automazioni, perché il brano deve sentirsi così com'è. La band deve essere quella, non ci sono elementi aggiuntivi che si muovono all'interno del panorama stereofonico. Se farò delle automazioni sarà più che altro per i volumi, perché più che usare i compressori userei l'automazione, se ne ho bisogno, per enfatizzare alcune parti senza però andare a toccare la dinamica degli strumenti, perché come dicevo all'inizio i musicisti curano molto, in questo genere, nel jazz, curano molto la loro dinamica e vogliono che il brano sia riprodotto in questo modo, con la dinamica che gli hanno dato loro. Quindi andrò a utilizzare meno compressione possibile. Giovanni lo sente al contrario. Io lo sento leggermente spostato verso destra, è una cosa minima, eh? Adesso lo sposto un pochino di più in modo da bilanciarlo con la batteria che ho spostato verso sinistra e lascio il contrabbasso centrale.
Ok, cerchiamo di aprire un pochino di più il rullante. Magari diamogli anche un po' di pancia con i 200 Hz. Aggiunto solo un 1176 sul rullante, questo per contenere solo quei picchi che ci sono ogni tanto, ma vedete che altrimenti la lancetta non si muove, proprio per conservare la dinamica originale. Sì, sono distorto. Una leggera automazione sul volume in questo caso si può fare per sottolineare alcune parti senza dover usare i compressori, che sennò andrebbero a snaturare la performance. Ciao Giova. Ciao Mr. Titus. Ok, andiamo un attimo a risentire il brano dall'inizio. Aggiunto uno smooth operator per controllare le note basse risonanti del basso. Proviamo a risentire quando parte.
Allora, dopo lo Shadow Hills ho inserito un X-Filter della Elysia che ha una particolarità. Cioè la banda delle alte, che è uno shelving, questa qua, può diventare anche un low pass filter con il gain che diventa la resonance, praticamente il guadagno nel punto di taglio. Quindi andando a chiudere un pochino le alte frequenze, gli diamo un pochino più di quell'effetto fumoso che vi dicevo all'inizio. Proviamo a sentire prima senza il filtro e poi con. Andiamo avanti quando c'è la batteria. Ecco, qui è più una questione di gusti, non so se siete riusciti a notarlo, ma chiudendo il filtro vengono arrotondati un pochino i piatti. È un filtro abbastanza dolce, perché il gain, quindi la resonance, non è tirata su, anzi è al minimo, quindi il filtro rimane molto dolce. Come dicevo, vengono arrotondati un pochino i piatti e tolte un po' di risonanti alte del pianoforte. Qui è più che altro una scelta e bisogna anche vedere i gusti dei musicisti o del produttore in questo caso, perché alcuni preferiscono questi brani un pochino più chiusi e un pochino più realistici, altri invece preferiscono enfatizzare le alte frequenze. Quindi in questo caso bisognerebbe vedere cosa ne pensano i musicisti, magari mandargli due versioni diverse del master, o il produttore, se c'è un produttore, oppure sentire anche altri brani della stessa band e capire quali sono i loro gusti. Giova, che plugin ho messo sul drum bass? Nessuno. Come vedi, in questa sessione ci sono pochissimi plugin. Ho messo solo un Pultec Pro sul rullante con un'enfatizzazione sulla pancia sui 200 Hz e in alto sugli 8 kHz, seguito da un 1176 che interviene solamente sui colpi più forti, un pochino per contenerli. Ho messo lo smooth operator sul basso per cancellare in automatico alcune risonanti che possono essere un po' fastidiose sulle basse frequenze, e un Pro Q3 con una leggerissima enfatizzazione intorno ai 700 Hz per dare un pochino più di presenza del basso, contrabbasso. Il piano invece l'ho scavato un pochino perché sembrava un po' troppo duro, quindi sulle medio-alte 1700 Hz, se non sbaglio, sì, e intorno ai 460 Hz sulle medie, medio-basse, e l'ho chiuso un pochino in alto per dargli proprio quell'effetto fumoso di cui parlavo prima. Rematrix, un riverbero che però racchiude in realtà 4 IR, quindi più un riverbero non a convoluzione ma algoritmico, più la modulazione, drive, compressione, tutto dentro lo stesso plugin. Quindi con un plugin solo sommiamo diversi impulsi tra di loro e un riverbero algoritmico con gli altri processori per avere un ambiente particolare. L'ultimo plugin è il Pro L2,
sempre in modalità 4x, che mi serve solo per riguadagnare il volume praticamente. Non ci sono altri plugin sul master, non c'è nient'altro, è solo una questione di balance. Sì, Mr. Titus, è una questione di gusti. Ho lasciato il piano più fuori perché secondo me è lui che comanda in questo brano e ho tenuto un po' indietro gli altri strumenti. Non è... è una scelta, ognuno può scegliere quello che vuole, insomma. Si poteva fare anche una cosa più bilanciata con tutti gli strumenti davanti, però così riesco a dare più una proporzione e anche un senso di terza dimensione, il piano un pochino in avanti, spostato leggermente a sinistra, la batteria spostata un po' a destra e centrale il contrabbasso. Va bene ragazzi, direi che per questa sera ci siamo, ci vediamo lunedì sempre con Max, ci sarà un altro giveaway anche lunedì, quindi buona serata a tutti e ci vediamo lunedì ancora in diretta su Twitch. Ciao a tutti!